Più di 100 artigiani, pittori, musicisti, cantori e giocolieri saranno i protagonisti della 24esima edizione del Palio dell'Odaino. Mestieri, arti e diversi spettacoli risalenti al 1459 saranno riproposti a turisti e gente del luogo nel tradizionale appuntamento di Mondaino, una 4 giorni che terminerà come di consueto con la Corsa delle Oche nel pomeriggio di domenica e con il gioco del Palio in serata, quando si conoscerà il nuovo vincitore tra le 4 contrade, Montebello, Borgo, Castello e Contado. Ritorna dunque dal 18 al 21 agosto la Kermesse, storica medievale che ricostruisce gli usi, costumi e la vita dell'antico castello romagnolo. Un viaggio nella storia di 5 secoli fa che in questa nuova edizione promette ricche novità. Iniziamo dalle ricostruzioni di ambienti storici, come ad esempio un orto medievale, in cui ci sarà un esperto di cucina e coltivazione. E più ci sarà il casaro che ci mostrerà tutto il procedimento per la produzione del formaggio, a partire dall'allevamento delle caprette. E poi abbiamo la ricostruzione di un cimitero medievale, e proprio attiguo alle mura della chiesa, come era appunto in epoca, e in cui ricostruiremo anche uno spettacolo che si ricollega a un tema iconografico caro al tardo medioevo, insieme al supporto di attori della zona, proprio una compagnia artistica di Mondaino che si chiama Gli Zanzeri, il coro di Gradara, Ars Nova e la Fabula Saltica, che è una compagnia sempre di Gradara di ballerini, e ricostruiremo appunto questa danza macabra. E questa è una delle novità. Poi ci saranno altri spettacoli che si svolgeranno lungo le vie del paese. Una rassegna importante non solo per Mondaino, ma anche per la provincia di Rimini e per il turismo dell'entroterra. Stiamo scavalcando il Ferragosto e per gli eventi e le manifestazioni che ci sono nell'entroterra siamo un po' agli sgoccioli. Mondaino, secondo me, col Palio del Daino rappresenta una perla e una chicca vera nell'organizzazione degli eventi. L'ingresso è di 7 euro, mentre sabato e domenica il biglietto costa 9 euro. Il Palio dello Daino è gratuito fino a 14 anni. Mondaino si ritrova tutti quelli che solitamente sono fuori, si ritrovano le famiglie, i parenti, è un grande, tra virgolette, capodanno per Mondaino, nel senso che è il momento in cui Mondaino diventa un luogo centrale, no, della provincia e del territorio. È capace, e confido che sia capace anche quest'anno di attrarre 20.000 visitatori in 4 giorni, cioè il pieno, e questo grazie al Proloco di Mondaino e a chi si occupa in primo luogo, i volontari, di ricostruire in maniera minuziosa tutto l'evento.